Numeri impressionanti, 743 atleti al via in rappresentanza di ben 31 nazioni non hanno tradito le attese della vigilia. I campionati europei di Taekwondo ITF andati in scena di recente a Jesolo ed organizzati in maniera impeccabile dalla Fitsport Italia, la realtà presieduta dal master barlettano Ruggero Lanotte, in collaborazione con la Federico II di Svevia Barletta. Non hanno tradito le attese della vigilia anche gli azzurri, molti dei quali pugliesi, che si sono alternati nelle competizioni di forme e combattimenti. La nazionale, allenata da Giuseppe Lanotte, cintura nera settimo dan e fratello del presidente Ruggero, ha collezionato infatti ben 10 medaglie, 7 a livello individuale e 3 a squadre, nonostante l'elevatissimo coefficiente di difficoltà delle gare. Applausi meritati per tutti. Penso che sia stata la settimana più bella dell'anno, perché un grande evento così genera tantissime emozioni e una grande preparazione anche per i mondiali che ci aspettano in Kazakistan a fine agosto. Grazie all'amministrazione che ci ha permesso di utilizzare questa bellissima struttura e grazie ai nostri ragazzi che sono stati fantastici con le loro bellissime prestazioni. Siamo riusciti a conquistare tanti podi importanti, tutti i ragazzi che avevano un po' di esperienza hanno confermato la prestazione arrivando al podio, ma tutte le nuove promesse hanno avuto la possibilità di iniziare un lungo percorso che li vedrà impegnati nelle prossime gare internazionali. In totale intanto sono ben 15 gli atleti, molti dei quali appartenenti a società della BAT, che sono saliti sul podio continentale tra gare senior e competizioni giovanili. Leonilde, Rubino, Gianmarco Areste, Ivan il Grande, Pasquale Casatella, Claudia Di Giorgio, Samuel Tiani, Antonio Guglielmi, Ruggero Daniello, Antonio De Fazio, Ruggero Grimaldi, Davide Piazzolla, Savino Riglietti, Francesco Manna, Alfonso Napoli e Afrin Kokai. La prossima grande rassegna internazionale del 2023 per gli atleti della Fitsport Italia intanto è in programma ad agosto. Sarà il Kazakistan ad ospitare i campionati mondiali di Taekwondo ITF. Le iniziative in cantiere per il futuro in ogni caso sono tantissime. Ci sono tantissimi appuntamenti, tra cui quello di organizzare ogni anno un master molto importante con un prize money importante, dare risalto e valore alle nostre associazioni che si impegnano per il taekwondo di tutta Europa. Quello di organizzare un mondiale nel 2025 dopo l'ultimo mondiale disputato in Italia, che è stato nel 2016 ad Andria, e quindi la nostra federazione ha un impegno per questi prossimi 2 anni sia a livello progettuale ma anche per formare tanti nuovi talenti, per portare tantissime medaglie alla nostra nazionale italiana.